Ciao, come va? Tutto bene? Allora, nel solito nostro dopo post, e per intanto ringraziarvi perché siete stati tantissimi oggi nella prima dopo la pausa estiva e questo mi ha fatto molto piacere anche perché, insomma, vuol dire che qualche volta avevamo piacere di stare insieme. E come sempre avete raccolto anche un po' quelle che sono state le mie domande, soprattutto sui libri che avete letto, sotto l'ombrellone e che cosa è successo? È successo che mi avete dato degli spunti incredibili, tra l'altro io me lo sono anche segnato. Beh, sono stata gelosa del fatto che il maestro Domenico, insomma, sia riuscito a leggere il libro Il caso dei cioccolatini avvelenati e io non ce l'ho fatta perché quando sono andata a comprarlo mi hanno detto che era fuori produzione. Mannaggia, mannaggia, e va bene, lo cercherò diversamente. E poi, ad esempio, Peter ci ha detto che ha letto il libro Come carne al vento di Grazia Deledda. Ancora Gas ha ricevuto un libro per la festa del papà, ed era Gladius di Guy de la Bedoyère. E poi ad esempio Roico ha detto che ha letto questo libro veramente simpatico, che era Il più grande uomo scimmia del Pleistocene. Mamma mia, insomma, quella che è un po' la nostra storia, ecco, mettiamola così, di come siamo nati. Queste sono alcune appunto delle risposte dei libri che vi avete così evidenziato nel corso della vostra estate. Poi naturalmente siamo stati tantissimi e che cosa è successo? È successo anche che ci siamo così dati appuntamento martedì prossimo e ci siamo dati appuntamento con, boh, magari anche i vostri suggerimenti che come sempre mi possono arrivare tramite la mail emmacalibuno@libero.it oppure insomma se volete saperne di più anche quello che realizzo sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Per il resto, niente, siamo qui e come sempre vi ringrazio. Spero sia stata piacevole anche per voi la nostra, diciamo così, chiacchierata mattutina. Quindi vi aspetto martedì prossimo. Sempre a partire dalle ore 9. Quindi io vi aspetto anche di qua martedì prossimo alle ore 9. Baci, ciao 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 ciao. Ah, e devo chiedere scusa a Depeche Mode che insomma non sono riuscita a passargli la sua canzone, ma prometto che una canzone del suo gruppo preferito, che chissà quale sarà mai, insomma, poi la scelta, gliela passerò martedì prossimo, va bene? Un bacio, ciao!